Ma dov'è l'Islanda? È vicino Paola. Da, ma sai dov'è l'Islanda? È molto lontano l'Islanda. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Competition is Life. Quest'oggi la location la scoprirete più avanti nel video e vi assicuro che il video di oggi l'ho riguardato un sacco di volte, è bellissimo. Cioè uno dei video migliori che mi è uscito secondo me. Quindi mi raccomando ragazzi, lasciate tanti like, superiamo i 120 like anche per questo video. Quindi mi raccomando, lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mandate questo video a tutti i vostri amici scarsi e direi via con il video. Bene ragazzi, allora per la giornata di domani, quindi sempre nel video di oggi, ho deciso di prendere dei galleggianti nuovi. Non perché non avessi un motore, anzi, le avevo già pronte, già tutte perfette. Ma giusto perché mi voglio male e voglio star là a fare 6 montature. Dopo se mai se spacco al massimo ne ho. Ho deciso di comprare 6 galleggianti nuovi di pallino. Abbiamo l'R Float 2 in... un grammo e mezzo e 2 grammi, l'R Float 1 e lui secondo me, non so perché ma mi ispirava, era uno 0,75, sempre della serie R Float. Adesso li vedete, come vedete passato un po' di tempo, ha fatto scuro, però le 6 montature sono pronte. Adesso andiamo a metterle sulle punte e andiamo a caricare la macchina. Yeah. Like the attention, girl, I know you, but you're everything I want in life. Yeah. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is... Ok ragazzi, andiamo col preparo la pastura. Prendo il mio setaccio e inizio a setacciare la pastura. Allora, tanto 2 kg di turbo. La pastura praticamente sarà quasi identica alla scorsa volta, solo che sarà setassata. Rimuovere delle cose che non ci servono. Tieni. No, qua. No. Facciamo questo lavoro qua. Vedete, tutta questa cosa è roba che non ci serve. Così avremo una pastura ancora più fina, praticamente solo sfarinato. Adesso abbiamo una pastura molto molto sottile. Adesso andiamo con la bran. Ok. Almeno granelle varie, adesso non saprei dirvi cosa sono. Ok, adesso andiamo a dargli una prima mescolatina come al solito. In questo caso andrò a dividerlo in due per fare 2 bagnature di qua. Chiedo di qua la prima più bagnata. Ed ecco qua il risultato, guardate. Questa la andiamo a prendere un altro pochino. Ok. Questo è il risultato. La seconda è una pastura più leggera. E via. Ora direi di prepararsi per domani.
soprattutto mentalmente perché è da troppo che non pesco là. E il mio obiettivo è la top 5. Speriamo di poterla superare, dai. Adesso vado a caricare questo in macchina e ho finito. Buongiorno, buongiorno ragazzi e benvenuti nell'autodromo. No, scherzo. Allora, sono le 6:17. Scusate per la ripresa, magari un po' mossa, magari un po' buia, ma sono le 6:17. Io sto guidando e stiamo andando a Paola. A Paola, sveglia alle 4:30 questa mattina, veramente, veramente presto. Ritrovo con gli altri compagni di viaggio alle 5:45. Siamo in viaggio da un po'. Se mi chiedete dove sono, sono. Oh, cazzo, mi sembra la Riviera del Brenta questa, c'è un canale di fianco, però non ho presente bene perché. Sì, sarà la Riviera del Brenta. Perché è tutto buio, cioè. Considero un cazzo. Poi c'è la nebbia. Oh, che bello! Sta arrivando l'autunno e sta arrivando la nebbia. E siamo a Cassabbioni. Direzione Padova. Ma dov'è l'Islanda? È vicino Paola! Ma sai dov'è l'Islanda? È molto lontano l'Islanda! È vicino a Padova, l'Islanda! Stefano a prova. Dunque, magari ci vediamo all'arrivo, vediamo se ho qualcos'altro da aggiungere. Intanto mi metto un po' di musica tamarra, facendo passare il tempo. Ah, ma sì, ma siamo. Sì, qua una volta ci si pescava, forse. Sembra un ponte? No, non è quello. Dai, ci vediamo alla prossima clip. L'aggiornamento delle 6:35 sta iniziando a venire su il sole. Dai, speriamo. Vedo una bella giornata, non mi sembra di vedere nuvole. Quindi dai, speriamo che vada bene. Altra roba da dire? Sì, ero sulla Riviera del Brenta e abbiamo passato un po' Mira e Dolo, quindi boh, adesso speriamo di arrivare il prima possibile. Aggiornamento dall'ultima clip. Quando ho fatto l'ultima clip eravamo a 100 metri dal cartello Vigo Novo, 3 km. E adesso sono appena arrivato. Adesso andiamo a vedere di bere un caffè e prendere il numero.
Ok, tra poco avverrà la pastorazione pesante. Cos'è la pastorazione pesante per chi non è da materia? Allora, sono 10 minuti di pregara per poter pasturare in modo da partire subito con la gara e partire subito a pescare. Io mi sono fatto i calcoli per avere un buon fondo di pastura. Inizierò prima con gli 11 metri e mezzo perché sarà la prima zona dove andrò a pescare sicuramente, quindi prima pasturo e meglio è. E poi andrò a vedere quelle due sotto. Io vi sto qua, vuoi sparare? Faccio nutria. E chi pastura però parlare? Fermi tutti! Espulsi! Mi fai scherzi? Gli inviati precoci! Scherza! Via! Primo pesce così subito, istantaneamente. Sono andato fuori prima di tutti e sono riuscito a tirare fuori un pesce prima di tutti. Non male, non male, speriamo di continuare. Perché se è così potrebbe essere una bella cosa. Ok, forse ho parlato un po' troppo presto, forse forse, perché vedo a destra e a sinistra che stanno catturando, quindi. Già, seconda. Oh, finalmente, mi mancavano le bram qua. Certo che devo ancora abituarmi a pescare tre pezzi perché sono ancora abituato a quattro pezzi come avete visto e devo un attimo riabituarmi. Non è proprio semplice come si pensa perché quando fai una gara precedente la settimana scorsa e la settimana dopo ne fai un'altra,
È un po' difficile togliere l'abitudine. Anche il carasso è arrivato, un piccolo carassetto, però comunque fa il suo peso. Speriamo che sia il primo di una lunga serie. Boh, quello a fianco di me, alla mia sinistra, guadina pure i pesci da 10 grammi nelle alborelle, però boh, io lo tiro su al volo. Tanto il mio 0,10 è molto buono, infatti. È passato un po' di tempo, ma meglio tenere sempre pastorata la zona in modo da non far andare via i pesci. Sono passati circa 30 minuti, la situazione non si muove tanto, però è sempre meglio tenere il pesce pastorato. Dunque ragazzi, per questo video è tutto. Venite su Instagram per sapere quando sarà caricata la seconda parte di questo video. Mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Sarà veramente dura combattere questa gara, però noi non molliamo. Dunque direi che per questo video è tutto. Ciao a tutti.